Presidente Sebastiani, auguri di Natale, mancano pochi giorni al 25 dicembre, l'occasione per rivedersi, ma per parlare anche di calcio, perché all'orizzonte c'è questa partita con il Lanciano. Sì, all'orizzonte c'è la partita con Lanciano, che è un derby e quindi è sicuramente una partita sentita. I ragazzi sanno dell'importanza di questa partita e sanno che devono dare una risposta anche lontano dall'Adriatico. Che squadra si presenterà sabato al Guido Biondi? Una squadra che comunque con la Virtus Entella ha vinto dominando. Ma questa è una squadra che, se togliamo un paio di occasioni, ha sempre dominato, magari sbagliando troppo lì davanti in fase di rifinitura e soprattutto sbagliando qualcosina di troppo là dietro, ma è una squadra che ha sempre cercato di imporre il proprio gioco, di giocarsela, quindi a Lanciano vedremo lo stesso Pescara. Una partita difficile quella di sabato contro una squadra assetata di punti, ci sarà un ambiente caldo, ma ci saranno anche oltre 1200 tifosi del Pescara. Sì, ambiente caldo, ma comunque sia, poi quando vanno in campo i ragazzi sanno che non devono stare a pensare all'ambiente caldo, ma devono pensare al campo, e quindi da questo punto di vista mi sento molto molto tranquillo. Rientrerà probabilmente Campagnaro, questa è una bella notizia. Sì, rientrerà, speriamo di rivederlo in campo anche per capire le effettive condizioni di Ugo, ma sicuramente anche quelli che hanno giocato hanno fatto comunque bene fino ad oggi, quindi il problema non si pone, però è chiaro che Ugo è un giocatore importante che può far crescere tutta quanta la squadra. Si è sentito già con il presidente Maio del Lanciano? No, non l'ho ancora sentito, però sapete tutti che con loro ho un ottimo rapporto, con tutti, tutta la famiglia, e quindi se non ci sentiamo ci vedremo lì, e con loro veramente c'è un rapporto splendido, anzi mi spiace molto della situazione attuale del Lanciano di classifica, però purtroppo capitano le annate così, che dove ti va tutto per il verso sbagliato, perché se andiamo a rivedere il film delle partite del Lanciano fino ad oggi, anche loro non credo che abbiano avuto tantissime difficoltà sul campo, forse carenza di risultato sì, ma hanno avuto anche una grande sfiga.